Hashtag real sharing condivisione, tre elementi testuali per invitare tutti ad un party speciale sulle terrazze a mare con panorama mozzafiato del complesso monumentale universitario Solorzano Benincasa. Sabato 11 ottobre si svolgerà la festa della condivisione Sunset organizzata dall'Associazione Universitaria Studentesca SOS Solorzano Students in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Solorzano Benincasa. E con uno scenario del genere non potrà non essere che condivisioni di emozioni, emozioni che per gli organizzatori sono quelle nate dal progetto universitario di formazione che ha le spalle dell'iniziativa e che ha consentito a studenti di diversi dipartimenti di mettersi insieme e programmare un evento che in stile social sperimenta loro essere comunicatori, legali, manager ed artisti. Docenti, studenti e laureati dell'Ateneo avranno la possibilità di brindare insieme all'inizio dell'anno accademico 2014-2015. Sarà una serata non solo di festa e di musica, ma soprattutto di condivisione, di sharing e di commissioni artistiche. Questo Sunset è giunto alla terza edizione, interamente organizzato dagli studenti del Solorzano Benincasa, dell'associazione Solorzano Student, proporrà una serata artistica con l'esibizione di danza della scuola Mumble Rumble, tango argentino, breakdance e balli caraibici. Ci sarà anche il cast dello spettacolo Comicamente di Michele Caputo del Teatro Diana, DJ set di Peppe Fiore, sempre studente del Solorzano Benincasa, radio ufficiale dell'evento, quindi sabato 11 qui sulle terrazze a mare del Solorzano Benincasa, una vera e propria serata di unione, scambio e condivisione. Il mio ruolo in questo evento è stato il responsabile dell'ufficio stampa del Sunset, mi è valso come stage di formazione, ma è stata soprattutto un evento, un'occasione per imparare, per crescere e migliorare. Sono giunto al mio ottavo anno di teatro con la mia compagnia Il Delirio Creativo, quindi non ho un attimo per annoiarmi, però tantissimi momenti per conoscere persone positive, che sia un giornale come Napoli Post, che sia una radio come quella universitaria, che sia un evento d'eccezione come il Solorzano Sunset.